Global vi è offerto da Elisir Parrucchieri, in Viale Mancini 17 e in Via Rockefeller 4 a Sassari. Ristorante Pizzeria da Babette ti offre un ambiente accogliente e particolare, dove trovi tutte le sue specialità di carne, pesce e pasta fatta in casa. Da Babette, Sassari, Via Arborea 11. Kiribar, il gelato, la musica, la professionalità. Ciao! Vi aspettiamo al Kiribar, centro commerciale Riviera di Sorso. Ciao! Ultimi giri intorno agli stand di questa fiera del folklore, siamo in compagnia dell'assessore Alba, ben trovato assessore, che mi faceva fare il giro per gli stand. Sì, questa è la fiera mercato, diciamo che è la proposta della fiera del folklore, alcuni artigiani locali presentano i loro prodotti e quindi un pochino facciamo vedere uno spaccato di quella che è la nostra produzione artigianale, le nostre, diciamo, quelle che sono le attività produttive del territorio. Molti comuni presentano diverse cose interessanti, sia di agroalimentare che anche di artigianato, e questo è un esempio molto interessante perché Usini ha alcune cose importanti nell'artigianato e anche nell'agroalimentare. Infatti noi siamo anche in compagnia del signor sindaco di Usini, il dottor Geppi Piras, che mi parlava di questo stand che presenta veramente dei prodotti incredibili. Sì, sono soddisfatto della riuscita di questo stand perché insieme all'ECS, che è la scuola che dell'obbligo formativo che prepara alcuni ragazzi, abbiamo insieme altre realtà imprenditoriali, mini imprenditori di Usini, che comunque si sono messi insieme per partecipare a questa fiera. Ho visto dei lavori in legno, dei lavori in ceramica, lavori fatti con del pane, ho visto dei lavori in ferro, specchi e altro ancora all'interno di questo stand. Infatti, andiamo nel dettaglio, c'è una piccola impresa Suvraile, l'antico nome, il vecchio nome del fabbro, poi c'è la cooperativa artistica 2000 che fa lavori di artigianato artistico, c'è Anna Maria del Rio che lavora questi piccoli oggetti in cera, in pane, c'è il ceramista Roberto Longu e c'è soprattutto, questo vorrei soffermarmi un attimino, sul pastificio Andarinos che grazie anche dei contributi de minimis con la legge 37 e ad altre leggi di settore si sono costituiti e hanno creato questa società e producono e commercializzano gli Andarinos, che ripeto ancora una volta sono un prodotto tipico del nostro paese di Usini. Nella fiera mercato abbiamo avuto anche degli ospiti locali di Alghero e credo che sia molto importante presentare proprio un produttore di Botarga. Credo che sia più tradizione di questa, non ce ne sia altra, perché il mare può offrire questi prodotti. Buonasera, lei è il signor? Caneo. Signor Caneo, buonasera, tanto complimenti per il suo stand dedicato alla Botarga. Mi parli di questo prodotto, lei mi diceva poc'anzi che questa è la vera Botarga, me la fa vedere, prego. Questa è la vera Botarga di tonno, pescata nel Golfo di Alghero, ed è un prodotto molto valido. Allora, questo lavoro che io sto facendo in questo momento è un lavoro che ho imparato circa 50 anni fa dal mio nonno, che era un vecchio pescatore. Quindi una storia che si tramanda. Sì, signore, sì. Mio nonno non ha insegnato al figlio maggiore, ma bensì ha insegnato al figlio del figlio più piccolo. Bene. Ha voluto che un domani, perché poi nel sogno gli disse mio nonno, fai la Botarga che tu sei bravo. Mi dica un piatto al volo, abbiamo pochissimi secondi a disposizione, un piatto al volo per assaggiare questa speciale Botarga, prego. Allora, glielo dico subito, a me la Botarga piace, allora sia negli spaghetti bolliti, olio di oliva crudo e la Botarga, però anche nell'insalata, pomodori, cipolla, rucola e la Botarga tagliata a fette in mezzo, è la fine del mondo, un bel bicchiere di vino.
The Villa Auto, la scelta giusta. E finalmente abbiamo scelto l'auto per noi. The Villa Auto. Auto, moto e fuoristrada. Centro commerciale Azzurro, Sassari. The Villa Auto. La scelta giusta. Ristorante Pizzeria da Babette ti offre un ambiente accogliente e particolare, dove trovi tutte le sue specialità di carne, pesce e pasta fatta in casa. Da Babette, Sassari, via Arborea 11. Siamo in prossimità dello stand di Olmedo in compagnia del Torruio, sindaco di Olmedo, ben trovato ancora una volta. Ben trovati a voi. E con Massimo, che è il presidente della Proloco, ben trovato. Benvenuti. Intanto i complimenti, perché ci sono le signore qui che lavorano benissimo, visto che hanno fatto il pane fatto in casa, il grande successo dei gnocchetti fatti in casa. Come nasce l'idea di presentare in occasione di questa fiera tutti i prodotti fatti in casa, genuini, come si faceva una volta? Beh, noi come Proloco percorriamo ormai da 17 anni quello che è la ricerca delle vecchie tradizioni per quanto riguarda il pane e tutto quello che è companatico dei grani duri. Oggi qua abbiamo portato sia il pane e anche gli gnocchetti, che dopo daremo in degustazione, e vuole essere comunque un incentivo per queste donne per continuare le tradizioni e per non dimenticarci, ecco, perché ormai nessuno più fa il pane in casa, andiamo tutti quanti a mangiare il pane in panificio, per quanto più o meno buono possa essere, comunque si sono dimenticati ormai quelli che sono i sapori di una volta. Signor sindaco, ma lei preferisce il pane, quello fatto casereccio in casa, che so, dalla propria moglie, o preferisce il pane, cioè qual è la differenza secondo lei? Allora, io preferirei quello fatto in casa. Il fatto è che non si trova, e con la Proloco stiamo cercando di convincere queste signore che vedete qui in Affarat a produrlo, ma in maniera continuativa, in modo da poter dare a noi e agli altri la possibilità di gustare questo pane del quale si è dimenticato il sapore. Lo stand nostro ha acquistato una valenza molto migliore rispetto agli altri anni, perché gli altri anni si faceva vedere il pane già precotto, quest'anno lo facciamo vedere anche nel momento in cui viene infornato. Stiamo andando ancora in giro per gli stand per vedere ancora gli artigiani e i produttori di prodotti tipici locali, e credo che sia importantissimo quello del produttore di formaggi, di prosciutti e di salsicce. Non credo che sia un produttore, ma penso che li commercializzi. Me lo presenta lei? Certamente, credo che Giovanni Cherchi è un ambulante di prodotti tipici, e credo che sia tra l'altro anche molto bravo, perché vedo qui dei prodotti che sono molto interessanti, come la crema di formaggio, i prosciutti sardi e i formaggi tipici sardi. Signor Cherchi, lei è sempre in giro per la Sardegna a presentare i suoi prodotti. Credo che questo comunque sia un successo anche personale, perché lei presenta comunque, così come è stato qui in questa fiera, anche ai turisti i prodotti nostrani, quelli sardi, veri. Certamente. La fiera è questa, come la fiera del folklore, che è una delle più grandi in Sardegna. Speriamo che qualcun altro, qualche altra provincia la copi, in modo che tutta la Sardegna venga esposta in Europa nel migliore dei modi. Quindi più prodotti sardi, consumate più prodotti sardi, ve lo dice il signor Cherchi, ma lei mangia esclusivamente prodotti sardi, dica la verità? Certamente. È sicuro? Sono il mio primo cliente. Global vi è offerto da Elisir Parrucchieri, in Viale Mancini 17 e in Via Rockefeller 4 a Sassari.